جسدي هب فتاك لب نداك في همي وفي دمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا ترشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Questa mattina è in sala consigliare una conferenza che riunisce diversi sindaci e che sancisce un po' una collaborazione italo-marocchina. Sì, ho accolto con favore la richiesta della comunità italo-marocchina piemontese, in modo particolare canavesana, di creare un incontro tra l'ambasciatore del Marocco e i sindaci e i rappresentanti portatori di interessi del canavese. Io penso che una collaborazione oggi tra due civiltà, due popoli che vivono entrambi sul Mediterraneo e che hanno dei rapporti ormai continui, frequenti a vario titolo, sia estremamente importante. Io penso che la collaborazione tra Italia e Marocco, in modo particolare tra il nostro territorio ed il Marocco, dal punto di vista sia culturale, sia turistico, sia industriale, sia un'opportunità che già è in atto ma che ha bisogno di ulteriore sviluppo. Noi pensiamo che con questo incontro, poi sentiremo l'ambasciatore del Marocco cosa verrà a dirci, questo incontro possa essere un primo importante appuntamento per un ulteriore sviluppo e per far sì che la nostra comunità canavesana e la comunità marocchina e una parte del Maghreb possa avere un contatto continuo, perché queste due comunità ormai sono sinergiche da tantissimi punti di vista, quindi l'abbiamo preso questa possibilità in modo molto positivo e crediamo che non potrà che essere questo continuare così nel proseguio della giornata odierna, ma anche in prospettiva di ulteriori sviluppi futuri.